Riparte dal comunale di Trinitapoli la stagione del Bisceglie. Metabolizzata la delusione per il mancato ripescaggio, le prime tessere si sono già incastrate nel mosaico nerazzurro. A rompere gli indugi nelle scorse settimane l'annuncio di Giuseppe Scaringella, pronto a guidare i nerazzurri in eccellenza dopo l'esperienza con la Fidelis Andria. All'indomani di Costa d'Amalfi non abbiamo mai smesso di lavorare. Avevamo due linee per quanto riguarda la tracciatura, se così si può chiamare, dalla squadra Serie D o eccellenza, però lo staff tecnico l'avevamo bene o male delineato, poi abbiamo dovuto dare l'ufficialità perché era corretto così, anche perché Scaringella era ancora impegnato con l'Andria. Non appena lui ha liberato anche quella che era la sua posizione, abbiamo dato l'ufficialità e quindi ovviamente siamo passati avanti con tutta quella che è la rosa che comunque avevamo delineato. Qualche pezzo, non vi nascondo, l'abbiamo perso, ma perché l'abbiamo portata lunga. Ora tocca al neo responsabile dell'area tecnica Dario Di Giacomo mettere a disposizione di mister Scaringella una squadra competitiva. Abbiamo dovuto fare un mercato tra virgolette creativo, andando fuori dai soliti nomi che, come dicevi giustamente, che si prendono sempre in questa categoria per vincere il campionato. Però questa è stata anche un'occasione per noi di andare su giocatori che comunque conosciamo benissimo. Qualcuno è stato con me a Termoli lo scorso anno in Serie D, come Esposito, Magliorino, Scimia. Ho cercato di prenderlo a Termoli l'anno scorso, ma poi è andato alla San Benedettese, quindi l'ho affrontato due volte. Idem altri giocatori come 40, che comunque è stato a Gravina l'anno scorso, l'abbiamo seguito da vicino. Pertanto sono tutti giocatori magari meno conosciuti da parte di chi, diciamo, segue solo il campionato di eccellenza, però sono nomi molto molto importanti per chi segue il calcio in senso lato, per chi segue anche le categorie fuori dalla Puglia. Non mancano in ogni caso le zone d'ombra. Oltre a un organico che dovrà essere completato nelle prossime settimane, lo start della stagione è arrivato in ritardo rispetto alle altre pretendenti. A rallentare ulteriormente la macchina organizzativa, i lavori del Ventura per la realizzazione del manto in erba sintetica. È evidente che la nostra seconda casa ce la siamo già creata, è quella di Trinitapoli, quindi stiamo facendo qui il ritiro, faremo qui quindi tutta la preparazione, gli incontri in casa li faremo qui fino a quando il Ventura non sarà pronto.